Salve, buonasera. Ciao. Quante emozioni tornare qui a Del Duca per lei dopo tanti anni? Ma veramente non riesco ancora a fermare questa emozione perché è stata veramente una giornata stupenda per me. E così ringrazio di vero cuore tutti quanti, che forse quelli più giovani non tanto, ma quelli che non fosse un po' la mia età, si ricordano un po' delle annate stupende che abbiamo fatto in questo bellissimo stadio. Per cui ringrazio di vero cuore tutti i tifosi dell'Ascoli. Parere sulla partita e se considera per l'Ascoli un'occasione sprecata in ottica playoff, soprattutto perché nel primo tempo la squadra di Breda ha creato tanto e anche dopo l'1-1 forse poteva affondare il colpo. Nella ripresa invece il Cosenza si è gestito meglio. Ma era una partita molto importante per tutte le squadre, sia per l'Ascoli che anche per il Cosenza. Hanno avuto forse inizio un po' così, questo gol a freddo preso, però penso che sono rifatti subito per pareggiare. Speravo in qualcosa di più nel secondo tempo, però poi forse un po' la tensione, un po' anche le forze sono venute a mancare. Il risultato è finito qua, così in pareggio. Bentornato, Ciao, parlava di ciao carissimo. scavamento dall'altra parte. Ma Senti, pensi che l'Ascoli e la posizione che occupa in questo momento sia quella giusta? Poteva fare meglio? senti, non lo sto seguendo tantissimo, nel senso che anche per il mio discorso lavorativo sono molto impegnato, però penso che il valore della squadra è un valore ottimale. Adesso c'è da lottare ancora in questo rush finale, però penso e spero che possa l'Ascoli andare nei playoff. Ha parlato dei tifosi, nonostante al momento non ci sia più la curva sud che c'era ai suoi tempi. Comunque, i ragazzi della curva nord anche oggi hanno spinto e sono stati protagonisti per tutta la stagione. Immagino che sia un'ulteriore emozione per lei vedere magari non il Del Duca con 20.000 spettatori quando giocava lei, però comunque un Del Duca che si fa sempre sentire. Ma era un contorno favoloso, erano loro il 12° uomo in campo. Ho avuto la fortuna di stare forse negli anni migliori dell'Ascoli e così condividere le gioie e le sconfitte purtroppo in questo campo, però penso che l'amore che mette il tifoso ascolare non lo mette nessun altro tifoso in tutta Italia. Grazie a voi.